In Alessandria cerchiamo di, come attività principale, di porre attenzione alle situazioni di fragilità e di povertà. Questi due anni hanno un po' stravolto il modo di agire e di operare un po' della nostra Caritas. Il punto centrale, che era l'ascolto, l'incontro, l'accompagnamento, ha subito battute d'arresto e ci si è dovuti reinventare per essere vicino alle persone che vivono situazioni di fragilità e vivono la povertà. Il progetto Policoro nasce nel 1995 per accompagnare i giovani e le giovani nel mondo del lavoro. Partito 3 anni fa nella nostra diocesi, il progetto Policoro fa le sue prime azioni, ha avviato il progetto Servilo per proporre ai giovani uno stile di vita aperto verso gli altri, ma che permettesse anche a loro di crescere. Questo progetto, ma anche altri progetti della Caritas e anche il progetto Policoro, non sarebbero possibili senza l'aiuto dell'8x1000, senza l'aiuto delle persone che decidono nella propria dichiarazione dei redditi di destinare questa parte alla Chiesa Cattolica. Qui alla Caritas praticamente smistiamo il cibo che arriva dai supermercati per, diciamo, buttare quello che non si può più mangiare e tenere invece quello che si può mangiare, che se non ci fossimo noi praticamente avrebbe buttato tutto. Qui ho ritrovato il senso di comunità e di congregazione che un po' mi mancava dopo aver lasciato gli scout. So che fa strano vedere dei ragazzi così giovani fare volontariato, ma in realtà è una cosa molto comune ed è anche molto bello, perché oltre a fare qualcosa per gli altri riesci a trovare appunto dei nuovi amici, conoscere tante altre persone e confrontarti con delle realtà nuove che magari sono anche lontane dalla tua realtà di tutti i giorni. Sinceramente a me fare servizio piace veramente tanto. Quindi quello che direi sarà semplicemente che quando vai a fare servizio dai tanto, ma ricevi veramente tanto altro.